Antonio Nirello, presidente della cooperativa Progetto Enea Lamezia Terme. Siamo qua a Gezzeria per l'undicesima edizione del premio Caposuvero. Sì, ringraziamo molto la Proloco di Gizzeria in rappresentanza della presidente Giuseppina Fragale per averci conferito questo grande premio di cui va tutto il merito a tutti i miei collaboratori della cooperativa Progetto Enea e i ragazzi che sono impegnati in tutti i centri in provincia di Catanzaro e Vibo. Sì, noi ci occupiamo di immigrazione, siamo la prima cooperativa nella provincia di Catanzaro dove gestiamo 150 minori, in più gestiamo il progetto di seconda accoglienza, gestito dal Ministero, finanziato dal Ministero dell'Interno. Abbiamo questi minori stranieri non accompagnati dove noi li accogliamo e cerchiamo di integrarli sul territorio. Diamo il massimo del supporto con tutta l'equipe e con tutte le varie figure professionali che supportano tutti loro.